una volta ho fatto un film, ero orgogliosa di aver fatto questo film, mi sembrava che era... Che film era? Il film di Vittorio De Sena, l'ultimo film di Vittorio De Sena. Mi sembrava di aver trovato quanto è venuto questo vecchio signore, genio del cinema, con la sua sceneggiatura. Ho detto, cavolo, ho trovato un motivo per cui è giusto essere volontari. E abbiamo fatto questo film con difficoltà enormi, esponendoci finanziariamente, non si riusciva a finirlo. De Sena aveva 84 anni, il film partiva da Lampedusa, arrivava a Torino e poi andava in Asia, quindi era un film difficile. Quando Cannes ha invitato il film, De Sena mi ha detto, io vado a Cannes se tu mi dai più soldi. E io ho detto no, e abbiamo cominciato a litigare, questa cosa mi è costata tantissimo. E poi soprattutto mi è costato il film, perché lui ha smesso di montarlo, quindi il film ha una prima parte bellissima montata da lui e poi no. Però questo è stato un rischio imprenditoriale vero. Io sono stata scema perché gli dovevo dire sì, ti do i soldi, andiamo a casa, vediamo il film e tutto. A me non è sembrato giusto, lui aveva preso una scelta importante, mi sembrava che erano i termini del ricatto. E tutto l'amore che c'era prima tra di noi di dopo si è trasformato in questo. Come dire, in incomprensione. Il film era lettera del sale, ma non si è. Che ha una prima mezz'ora bellissima e il resto l'ho portato. Il film è uscito 2 anni dopo e questo non aveva dato a lui i soldi più che voleva, mi è costato 300.000 euro o 200 milioni, non mi ricordo, che comunque per me erano tantissimi. E soprattutto è costato il film, perché il film aveva mezz'ora montata e tutto il resto l'ho montato. Quindi non è andato come doveva andare. Questi sono i rischi. No, certo, era il 2006-2005. E quindi era euro, no? Euro. No, sono andato a controllare la data, perché non... se sapessi tutta la memoria andrei un quiz. Non ricordo questa cifra di 200, che era quello che ho speso alla fine per assicurazione, 2 anni persi, e più il film è perduto. Poi De Sena è venuto, finito tutto questo, erano andati a Venezia perché Marco Müller, nonostante che il film non fosse perfetto, voleva fare questo omaggio a Vittorio, avevamo pianto tutti in sala, tutti così, poi Vittorio è venuto e mi ha detto facciamo un altro film. E io non me la so sentita, cioè tutto l'ufficio gli diceva no, abbiamo sofferto troppo. E gli ho detto di no. E lui mi ha detto una cosa terribile, mi ha detto un regista fin quanto lavora non muore. E poi dopo è morto, e io ancora mi sento in colpa per non aver fatto questo suo film, ma mi aveva fatto soffrire troppo. No, ma vedi che quindi a volte bisogna dire no, naturalmente. Ma la cosa, lui voleva, se è una domanda indiscreta non rispondo, voleva più denaro per la produzione del film o per il suo contratto? Lui diceva, questo forse è il mio ultimo film, io ho dei figli da sistemare, ho dei debiti, lui aveva preso... Lo posso dire, Tina, quando aveva preso Vittorio? Sì o no? No, non lo posso dire. Comunque lui aveva preso una bella cifra. Cifra importante. Una cifra importante, e poi mi ha chiesto questi soldi in più, dicendo, se vuoi andare a Cannes mi devi dare questi soldi in più. Lui era uno, poi l'ho saputo dopo, era stato in causa 30 anni con sua mamma per una faccenda di soldi. I soldi erano una specie di malattia per lui, ci sono delle persone che hanno la malattia dei soldi. E io ho detto, no, non è giusto perché stiamo perdendo soldi, quindi non te li do in più, tu hai già preso tanto. E ho sbagliato, perché è tutto preparato nella vita, che se uno chiede con tanta forza, forse ha diritto di dire di sì. Perché è stupido dire di no a chi ha il coraggio di chiedere così. Perché già nel chiedere c'è un valore, se uno chiede vuol dire che per te è più importante che per te, forse devi dire di sì. Ma questo l'ho imparato adesso che sono vecchia, allora non lo sapevo. Adesso dico di sì a tutti. No, questo, si prega i registi più censurati, vanno a in streaming per i registi, perché altrimenti sei rovinata. È molto pericolosa questa affermazione, sto scherzando, naturalmente. Questo conferma come conviene sempre, lo dico non conoscere privatamente registi, attori e attrici. È bello vedere i loro film, apprezzarli, amarli, e possono diventare anche, no, degli elementi che ci accompagnano per tutta la vita. Poi quando conosciamo o gli attori, le attrici, i registi, i sceneggiatori, spesso si rimane molto delusi. Questo... Però sì. Io voglio dire una cosa tutta simile, sai, di cui ho raccontato questo episodio poco bello. Voglio dire che quando De Sena girava era veramente un fallo. Lui si metteva in un angolino, aveva voluto
Io dicevo, Vittorio, devi girare quella pellicola, perché tu che hai fatto quei documentari bellissimi, devi fare la pellicola. No, 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 ha girato 100 ore di digitale. E lui si metteva in un angolino, teneva lui la macchina presa, e le cose succedevano magicamente davanti a lui, come se fosse la vita che succedeva. Non era la vita, era la sceneggiatura che lui aveva scritto, però faceva in modo che tutto accadesse, era una magia. E poi un giorno, dopo che avevamo girato il film, lui ha girato 100 ore, eccetera, stavamo in un ristorante, si è avvicinato una zingara che chiedeva l'elemosina, e lui mi ha detto, hai visto? Se io giravo il pellicola, come volevi tu, a questa vita.